Buongiorno, siamo in compagnia del professor Castelvecchi, Buongiorno. buongiorno, e che adesso ci parlerà un po' di sé, è un professore dell'UIS, ci dirà insomma di cosa si occupa. Io sono professore di trafila non accademica, si può essere associati ordinari o si può arrivare ad essere professori. Io sono professore aggiunto nella faculty di Lewis Business School. I professori aggiunti sono persone che per meriti accademici, scientifici, ma soprattutto per esperienze professionali, entrano in un lavoro accademico e poi prestano il loro servizio con una tale frequenza che alla fine diventano prof anche loro. Quindi diciamo un accademico atipico. Un accademico atipico che è arrivato a insegnare public speaking da un'esperienza che ogni tanto quando ci penso ricordo un po' quello che Steve Jobs dice di tutti noi, no? Tu arrivi a 50 anni a fare un mestiere, ti guardi indietro, connetti tutti i puntini e dici: accidenti, vedi, dovevo proprio arrivare a fare questo. Linguista da giovane, quando avevo la tua età, mi occupavo di dialetti, di fonologia, intervistavo le persone per strada e lì devi trovare un modo di empatizzare con le persone, no? Cioè di riuscire a tirar fuori informazioni delle persone anche se non le hai mai viste, quindi è un modo di. Poi sono stato un radiofonico, quindi la voce, il ritmo, ho lavorato per 4-5 anni per la Radio Rai come di programmi di Radio 2 e Radio 3. Stiamo parlando dei lontani anni 80, con una radio analogica, non digitale, insomma, altri tempi, ma molto utile per imparare il ritmo, la cadenza, eccetera, eccetera. Long story short, cioè per farla breve, come dicono gli inglesi, faccio una casa editrice per 15 anni, faccio l'editore di libri, la casa editrice esiste tuttora, si chiama Castelvecchi Editore, e lì mi specializzo nell'editing dei testi, ma anche nell'ufficio stampa della mia stessa casa editrice. Io credo che fare 15 anni di ufficio stampa di casa editrice è come, veramente come vendere i frigoriferi agli eschimesi, cioè cerchi di vendere la merce più invendibile ai giornali, e quindi sono un'esperienza che alla fine sul campo mi ha messo curiosità di dire: ma tutto quello che ho imparato, più alcuni corsi, più alcune metodologie di vario genere, ti porta a dire: voglio trasferire questo mestiere, saper parlare in pubblico. Ed eccoci qua alla Luis Guido Carli, dove insegno da circa 12 anni questa disciplina. Ok, lei ci ha detto adesso focalizziamoci un attimo sul corso di public speaking che lei tiene qui Luis. Che cos'è il public speaking? E perché ritiene che sia una skill fondamentale ai nostri giorni? Noi lo chiamiamo public speaking e comunicazione efficace, perché un tempo si diceva il public speaking nel momento dell'oratorio, no? Tu sei impostato e dici: ateniesi, oppure onorevoli colleghi, per il resto è un modo di fare colloquiale. Oggi il public speaking, che era già importantissimo nei decenni passati, è diventato una delle due o tre cose fondamentali che deve saper fare un professionista, un manager, un leader, un professore anche. Cioè è nient'altro che il prolungamento della capacità di conversazione che tu hai tutti i giorni, e noi cerchiamo di fare in modo che i principi che insegniamo nel public speaking siano quei principi che tu userai quando sei su un podio alle Nazioni Unite, quando stai facendo uno speech accademico, ma anche quando sei durante un colloquio di lavoro, durante un esame universitario. Quindi il public speaking è la tecnica organizzata che ti permette col corpo, con la mente, con la voce, di strumentare la tua comunicazione e arrivare con efficacia agli altri. Ci può dare qualche esempio di gesti efficaci o di posture che possono rendere una persona efficiente nel public speaking? Sono centinaia, anzi migliaia, i gesti dell'essere umano, ma noi insegniamo sempre che per leggerli basta una tecnica a croce, una linea verticale ed un asse orizzontale. Lo possiamo fare anche da seduti. Nel linguaggio del corpo, tutto quello che è verticale viene dall'alto, riguarda la sfera del potere, dei gesti di questo tipo, un modo di guardare le persone così, cioè tutto quello che ha una dimensione alto-basso. Quindi se faccio gesti che calano in un certo modo, sto affermando, sto asserendo qualche cosa. Quando invece vado sulla sfera orizzontale, sto aprendo il territorio. L'essere umano è gerarchico, per la spina dorsale che lo rende verticale, territoriale, come tanti altri animali, sull'asse orizzontale. Quindi, per esempio, ti faccio vedere questa sequenza di gesti. Io questa cosa la credo veramente, adesso ho bisogno che mi diate una mano. Lo credo, quindi addirittura batto il pugno, vedi? Però apro anche il campo dicendo: adesso tocca a voi. Se invece faccio: questo lo credo veramente, adesso mi dovete dare una mano, beh, non sembra più una proposta, te lo sto imponendo. Quindi nel public speaking e in tutta la tua modalità di relazione con gli altri, il verticale della tua autorevolezza si deve associare all'orizzontale e alla conversazione e alla proposta della tua capacità di condividere. Grazie.
Crede che l'attitudine e il comportamento di una persona possano influenzare la sua eventuale abilità nel public speaking? Cioè, ad esempio, lei ritiene che una persona timida possa o non possa essere efficace nel public speaking? Vedi, sorrido perché questa era una delle cose che facevano parte delle vecchie metodologie. Si diceva che solo una persona di quelle che sanno essere. Salve, sono Alberto Castelvecchi e sono qui perché c'è una persona super estroversa, va bene. E se invece sei introverso, sei una persona riservata, come sono tanti studenti, non puoi fare il public speaking. Questa è tutto sommato una stupidaggine, ma lo sai perché? Se tu vedi le vere figure di leader che noi ammiriamo nello sport, nella vita aziendale, nella vita accademica, nella vita politica, alcuni sono degli estroversi, dei cuor contenti, altri sono un po' più zittoni, un po' più riservati. Pensa a Sergio Marchionne, il compianto amministratore delegato del gruppo FCA e prima ancora della Fiat. Era un orso, ma era un orso efficace. E invece pensa a un nostro presidente storico, Luca Cordero di Montezemolo, è una persona molto charmante e molto seducente, con una grande capacità di conversazione, no? Chi è meglio? Sono bravissimi entrambi perché ciascuno dei due ha rispettato il proprio modo di essere. Noi ai ragazzi qui a Luiss cerchiamo di dire, puoi diventare un grande leader sia se sei del tipo Marchionne, sia se sei del tipo Montezemolo. Per esempio, se sei del tipo Valentino Rossi, che è un ragazzo, no? Sempre sorridente, o del tipo José Mourinho, tutti ricordate le facce di José Mourinho. Quindi l'efficacia dipende da tante cose e quindi va bene anche se sei introverso. Nel tuo caso, se poi dici sono un po' così, va bene lo stesso. Va bene, professore. Allora io la ringrazio Grazie a per la voi. disponibilità e il tempo fornito. Mi raccomando, Arrivederci. ragazzi, frequentare il corso del professor Castelvecchi Vi che... aspetto, anche se arrivate un po' così, vi divertirete lo stesso.